Allora, quello che ci occorre per realizzare questa stola è della lana Natural Alpaca, che è una lana bellissima, di una morbidezza pazzesca. Guardate che cosa, è veramente una cosa super. 50% di alpaca e 50% di lana. È un prodotto di produzione italiana, sono gomitoli da 50 grammi. Io vado a utilizzare questo colore che è il grigio scuro, precisamente colore 70, comunque è il grigio scuro, tinta unita, perché ci sono anche dei colori sfumati molto belli. Qui è indicato che si lavora con un 4-4,5 di ferri, ma io vado invece non a lavorare i ferri ma all'uncinetto, e userò un 5, perché sapete che la lavorazione all'uncinetto tende, rispetto a quella ai ferri, a rimanere molto più rigida. Quindi ho aumentato di mezzo numero quello indicato dai ferri, proprio per mantenere la morbidezza della stola, che secondo me è fondamentale. Ok, quindi questa è una lana veramente pazzesca, morbidissima, e poi dopo andremo a fare il collo importante della nostra stola con questa lana qui. Questo è il frollino, che vedete che è una specie di micropelo che fa effetto velluto. Non è proprio un effetto belliccia, ma un effetto più tipo velluto. Comunque anche questo stramorbido, non punge assolutamente, pur essendo ovviamente un acrilico, perché le lane di questo tipo pelose così non sono acriliche, però è veramente stupenda, morbida anche questa, e assolutamente i peli non danno fastidio e non pungono. Qui andremo a lavorarla poi con un uncinetto più grande, nella fascetta infatti è indicato un 6-7, quindi lo useremo proprio più grande anche qui per fare l'effetto morbidoso del nostro collo. Anche qua sono gomitoli da 50 grammi, 100 metri, sempre di produzione italiana, e quindi questo lo useremo appunto per fare il collo. Io ho scelto il colore nero. Questo è il materiale che trovate nella sezione lana del nostro sito www.merceriamare.it. Quindi, detto questo, vi lascio al tutorial. Prendiamo il nostro uncinetto, la nostra lana Natural Alpaca grigia, e partiamo avviando un numero di 75 catenelle. 75 catenelle che ci consentiranno di ottenere una stola larga 50 cm. Fatte le nostre 75 catenelle, ne facciamo ancora una, dopodiché saltiamo le prime due, andiamo a puntare nella terza all'indietro e facciamo una mezza maglia alta, in questo modo, seguita da una catenella e da un'altra mezza maglia alta fatta nello stesso punto. Quindi vedete che rientro nello stesso punto e faccio una seconda mezza maglia alta. Dopodiché salto il punto successivo, quindi questo punto qui lo salto, vado in quello dopo ancora, quindi vedete, salto questo, entro nel successivo e ripeto la sequenza, quindi una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta nello stesso punto. Così. Saltiamo il punto di base successivo, andiamo in quello dopo e di nuovo facciamo una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta. Quindi la sequenza di cui è composta questo punto è questa, e tra un modulo e l'altro del punto saltiamo sempre un punto di base. Quindi di nuovo vedete, salto questo punto, entro nel seguente e facciamo una mezza alta, una catenella e un'altra mezza alta. Procediamo con questa sequenza fino al termine del giro. Procediamo in questo modo. Una volta arrivati al termine del giro, vedete che avanziamo due maglie, una la salto, vado nell'ultima e faccio una mezza maglia alta, in modo da completare il giro. A questo punto dobbiamo fare due
catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere sempre lo stesso modulo, quindi una mezza maglia alta, una catenella, una mezza maglia alta, sopra alle catenelle del giro precedente. Quindi dobbiamo andare a vedere, ad esempio qui la mia catenella è questa, vedete questo piccolo buchino, vedete questo qua, ho le due maglie, una e una due, con la catenella in mezzo, quindi punto nella catenella, vado a lavorare la mia sequenza di una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta. Voilà, mi sposto nella catenella del modulo successivo, quindi per me è questa qui, e di nuovo ripeto una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta. Quindi si prosegue a lavorare in questo modo, vedete che è un punto molto semplice, ma comunque d'effetto è che resta una piccola graniglia, si creano delle piccole V che sono molto molto carine. Quindi adesso di nuovo ci inseriamo nella catenella del modulo a fianco, facciamo una mezza maglia alta, una catenella e un'altra mezza maglia alta. Quindi dobbiamo procedere ogni giro a lavorare in questo modo, ripetendo questo modulo, fino ad aver ottenuto la lunghezza della stola desiderata. Quindi questa che abbiamo è la larghezza e dobbiamo sviluppare la lunghezza. Io ho calcolato che bisogna farla almeno lunga 1,60 m circa. Quindi vedete anche un po' voi, potete provare con un centimetro a misurarla mettendovela addosso, ma secondo me più o meno siamo lì 1,5 m, 1,60 m. Quindi non ci resta che armarci di santa pazienza e proseguire a lavorare tutti i nostri giri. Allora, guardate, questo è il risultato della mia stola, qui vedete la larghezza. Per quanto riguarda la lunghezza, alla fine l'ho realizzata lunga 1,5 m, quindi ho calcolato che volevo una stola bella ampia, bella grande, e 1,5 m era la misura, diciamo, ideale per me, per questa dimensione ho utilizzato 0,5 kg di lana, quindi 10 gomitoli. Ok, quindi adesso vi faccio vedere come andare a realizzare il collo con frollino. Allora, per quanto riguarda la realizzazione del collo, dove andiamo a usare appunto il frollino, cambiamo uncinetto, andremo a lavorare con un numero 7, quindi con un uncinetto più grosso, e per iniziare dobbiamo avviare una serie di 120 catenelle. Quindi vedete che io qui le ho già realizzate, dovete avviarle anche voi, e dopodiché andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi il secondo, diciamo, dopo aver avviato le catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Fate attenzione a individuare tutte le catenelle, quindi, ma io vi consiglio con le dita di andare proprio a toccare dove sono e dove è il foro dove dovete puntare, perché si vede proprio un pochettino poco, il pelo impedisce un pochettino la visione, però con le dita potete aiutarvi dell'altra mano appunto e individuare tutti i fori, tutte le maglie. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro.
Una volta terminato questo primo giro di maglia bassa, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare altri 4 giri, sempre a maglia bassa, lavorando le maglie così come si presentano, ok? Quindi per ogni punto sottostante andiamo a fare una maglia bassa e dobbiamo procedere in questo modo per altri 4 giri. Vedete che se allargate un pochettino la lavorazione i punti si svelano, ok? Perché il pelo è fitto ma non è proprio una lana pelliccia, quindi vedete che se io faccio in questo modo vedo il buchino in trasparenza, vedete che se allargo vedo i fori in trasparenza e quindi so esattamente dove devo puntare per non perdermi dei punti per strada. Quindi procediamo in questo modo e andiamo a lavorare i nostri 4 giri. Allora, guardate, questo è il risultato dei primi degli altri 4 giri lavorati, ok? Adesso dobbiamo andare a fare una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo incominciare a fare delle diminuzioni sia qui a inizio del giro che qui al fondo. Allora, diminuzioni che prevedono di lavorare il primo punto, quindi lavoriamo la prima maglia bassa in questo modo, saltiamo la seconda e puntiamo nella terza in modo da fare la prima diminuzione, vedete che curva subito. Poi lavoriamo le maglie così come si presentano per tutto il giro senza più diminuire fino a quando non arriviamo al fondo del giro, che vi farò vedere come proseguire. Quindi innanzitutto andiamo avanti a lavorare tutte le nostre maglie così come si presentano. Fino ad arrivare agli ultimi due punti qui che vi faccio vedere. Arrivati qui al termine del giro mi mancano gli ultimi due punti. Allora, il penultimo lo salto, vado a puntare direttamente nell'ultimo. In questo modo ho fatto anche da questo lato una diminuzione. Quindi abbiamo saltato a fine giro il penultimo punto e puntato direttamente nell'ultimo, mentre a inizio giro abbiamo lavorato il primo punto e abbiamo saltato il secondo. Quindi dobbiamo proseguire a fare queste diminuzioni, sempre una a inizio giro e una a al termine del giro, per tutti i restanti giri di lavorazione del nostro colletto che andremo a fare. Quindi dobbiamo sviluppare in altezza che venga una cosa almeno alta così, e per ogni giro da adesso fino alla fine andremo a fare queste diminuzioni, una inizio giro e una termine del giro, per tutti i prossimi giri di lavorazione. Le altre maglie nel mezzo si lavorano così come si presentano, quindi una maglia bassa per ogni punto. Allora, guardate, ho terminato di realizzare il colletto. Allora, in totale l'altezza totale che ho realizzato è di 17 centimetri, quindi dopo i 4 giri iniziali, ogni giro, vedete che qui si vede proprio la scalatura, sono andata a fare la diminuzione come abbiamo visto all'inizio e alla fine di ogni giro, vedete, per tutta la lavorazione, in modo che si crei questo scalino, e così la stessa cosa dall'altra parte, ok? Quindi per un'altezza totale, qui la misurate qui al centro, di 17-18 cm, un po' come vi piace, quali sono i vostri gusti. Una volta realizzata la parte così all'uncinetto, io per renderla più spessa e per dargli maggior risalto sono andata a foderarla. Quindi ho fatto una fodera dove ho tagliato due mezze lune della stessa misura del colletto, e all'interno ci ho messo un foglio sempre tagliato della misura di ovatta, in modo appunto, vedete, da renderlo più spesso e da dargli maggior risalto una volta posizionato sulla stola. Dopodiché io non volevo renderlo fisso perché volevo poterlo staccare in base magari alle occasioni e poter usare la stola anche senza colletto, quindi ho inserito dei bottoncini e al colletto con un elastichino rotondo ho fatto le asole. Vedete, qui sono andata a fare queste piccole asoline con l'elastico, e sulla stola ho fissato 6 bottoni. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bottoni, 8 bottoni, 8 bottoni, non 8 bottoni ho fissato. Vedete, li vedete proprio qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 qui alla fine, quindi 8 bottoncini con 8 asoline fatte di elastico, in modo che il colletto si possa andare a mettere e togliere dalla stola, in modo che la stola, se magari è un'occasione da giorno o che non richiede l'uso del colletto in pelo, magari per la stagione in cui si va ad utilizzare, si possa togliere e comunque poter usare la stola in lana, che anche da sola è comunque molto bella. Quindi per questo motivo non l'ho voluto rendere fisso, altrimenti potete cucirlo o con l'ago o attaccarlo all'uncinetto con un punto basso. E per regolarvi su come fare ad attaccarlo, dovete semplicemente piegare la vostra stola a metà, il colletto a metà, e vedete che si posiziona di conseguenza. Quindi una volta che piegate la vostra stola a metà e il vostro colletto a metà, sapete esattamente dove andarlo a posizionare, ok? Quindi il colletto va piegato a metà e posizionato esattamente nella metà della stola. Quindi questo è il modo anche per sapervi regolare di dove attaccare i bottoncini. I bottoncini sono attaccati alla stola, mentre le asoline sono andate a realizzarle attaccate al colletto. Quindi questo è il mio consiglio, diciamo, ed è come io ho realizzato tutto questo. Altrimenti potete anche lasciare il colletto così semplice, senza imbottirlo, o potete addirittura farlo doppio all'uncinetto, quindi realizzate due pezzi all'uncinetto che poi andate a cucire assieme, due pezzi uguali, in modo anche qui da dargli più consistenza. Quindi ci sono varie modalità di realizzazione, oppure lo lasciate anche così semplice, non è necessario che sia imbottito. Questo è come lo volevo io, per dargli maggior risalto e rilievo appunto al collo, che fosse un po' più importante e meno, diciamo, passasse meno inosservato. Ecco, volevo che rimanesse proprio tipo un collo di pelliccia vero e proprio, e quindi un po' più sostenuto. Detto questo, spero che il progetto vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, e se provate a realizzarlo, mi raccomando, abbiamo un gruppo su Facebook che si chiama Mari e le amiche uncinettine, dove aspettiamo le foto delle vostre creazioni, dove ci si scambia consigli, tutorial e quant'altro. E se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Un bacione e grazie per avermi seguito. Ciao!